Dopo i giorni della paura del contagio e della chiusura in casa, ritroviamo la domenica delle proposte culturali. L'occasione è la festa della musica con i giovani studenti del Conservatorio Perosi di Campobasso che propongono dal giardino della scuola numerosi brani. La festa della musica giunge alla 26ª edizione. Da tempo il Conservatorio di Campobasso, dedicato a Lorenzo Perosi, partecipa all'evento con alcune proposte interessanti, soprattutto portando fuori dall'edificio e dalle aule gli studenti, a che si possano esibire in pubblico, un pubblico formato dai cittadini e dalle persone che si trovano a passare e che intercettano le note musicali. Note che provengono dai giardini della scuola, praticamente dal piazzale antistante l'ingresso. Siamo veramente emozionati perché dopo tanto angoscia, tanto terrore che abbiamo vissuto in questi mesi, oggi il conservatorio riapre i battenti. Devo essere sincero, ricordare il giorno in cui ho dovuto decretare la chiusura del conservatorio per l'emergenza sanitaria, il silenzio assordante delle aule, oggi risentire il suono che esce dalle nostre aule per me mi riempie di gioia e mi riempie di emozione. La musica oggi è in strada, la musica è in strada, ora anche il sottofondo delle campane. Per dire a tutti, per lanciare a tutti un messaggio di serenità, perché tutti possiamo affrontare meglio le difficoltà quotidiane che la vita purtroppo ci presenta. Torniamo ad eseguire la nostra musica dal vivo, lo facciamo all'aperto davanti al nostro istituto per le evidenti e conosciute problematiche legate al Covid-19. È veramente una grande emozione, anche se il nostro istituto non è stato fermo durante il lockdown. Abbiamo continuato a trasmettere sul nostro canale YouTube in streaming la nostra musica fatta dagli studenti e coordinati dal professor Roberto Parruzzani con la manifestazione Music Free Space, uno spazio libero dove appunto gli studenti si sono esibiti e hanno potuto continuare a mantenere un vivo rapporto con tutti i nostri ascoltatori e altri studenti, i genitori e tutti i nostri lavoratori. Speriamo al più presto di riprendere le nostre attività dal vivo, non solo qui, ma in tutta la regione, e ci auguriamo che questa festa della musica sia di buon auspicio.